Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Torino, alla presenza del ministro degli interni Luciana Lamorgese. Al centro dell'incontro le proteste NOTAV in Valle di Susa contro la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità fra Torino e Lione, dopo gli incidenti della settimana scorsa con violenti scontri e il ferimento di due agenti. Dopo la riunione il ministro insieme al capo della polizia incontrerà i poliziotti feriti negli scontri presso il cantiere di Chiomonte. Il ministro Lamorgese nelle settimane scorse aveva promesso l'invio di 10.000 agenti per garantire la sicurezza in valle. I sindacati di polizia hanno annunciato una serie di richieste, fra cui il divieto di autorizzare per i prossimi mesi manifestazioni anche pacifiche e di festa del movimento NOTAV nell'arco di 20 chilometri dall'area del cantiere. È ingente lo schieramento di forze di polizia in Piazza Castello e tutto attorno. Tutte le vie di accesso a Piazza Castello sono presidiate e bloccate. È infatti previsto l'arrivo di una delegazione degli attivisti NOTAV per protestare nei confronti del ministro Lamorgese per quella che loro definiscono la militarizzazione della Val di Susa.